Buona domenica mattina a tutti, telespettatori, per questa quarta giornata del campionato di terza categoria. Girone C si affrontano ovviamente il Palmarola contro il Villa Gordiani, formazioni che stanno facendo il loro ingresso in campo con il Palmarola con la consueta maglia blu. Risponde il Villa Gordiani con la maglia amaranto e pantaloncini bianchi. Ecco qua il primo possesso per la squadra padrona di casa che gira subito palla con anche in campo. Bravissimo qui Ricci, se la porta sul mancino di nuovo. Dalla compagno cross in mezzo, vediamo chi arriva sul secondo palo, nessuno perché c'è l'anticipo netto del difensore che un po' in difficoltà riesce a liberare non troppo lontano la palla ancora in area di rigore, ma il Palmarola è bravo a riconquistarla, la tiene sulla fascia sinistra, solo fallo laterale ma sembra essere entrata molto bene in partita la formazione di casa. Cross in mezzo, intanto il controllo di Paulus che si gira con una magia e c'è il miracolo di salvo, incredibile parata dell'estremo difensore del Villa Gordiani. Parte lo spiovente di Guda, in qualche modo la tocca Dami, la palla è ancora buona per il Villa Gordiani, l'azione prosegue con la parata di Abate che ha visto il pallone all'ulti da dove è arrivata ovviamente la reazione della formazione ospite. Lepone, si fa vedere pallotto, ma invece Lepone preferisce andare di nuovo a destra da Botti. Lungolino il pallone, sembra essere regolare la posizione di Andreotto, la palla è cross in mezzo e sotto porta, c'è stato il tocco miracoloso di Dessi, era arrivato a tu per tu con Abate Gioia. Parte Paradisi, ancora un pallone in mezzo, scavalcato, anzi no, salvo, ma da dietro De Sì arriva con la conclusione al volo, l'azione prosegue con il tiro qua di Cranco, che va a prendere un fuoricampo. Parte lei numero 6, palla che si abbassa però, è debole, facile per salvo. Formazione tornata in campo, si riparte con il secondo tempo. Paradisi vicino ancora ad Adami. Pallone che raggiunge Cranco, finta bella qui di Cranco, non è riuscito a passare di poco. Rimane comunque il numero 11 che tiene il pallone. Il tocco qui è per Morgia, rimane contuso a terra a Botti. L'azione però è buona per il Palmarola, la giocata di Morgia che non passa sul secondo rimpallo, forse favorisce proprio il numero 9 che è passato in aria, poi un tiro troppo debole. Non riesce ad arrivare però nessuna conclusione. Da una parte e dall'altra arriva forse adesso di testa la spizzata, sotto porta il miracolo, ancora una volta di Abate. Che come... Pronto Labriola, palla in mezzo, due a saltare, non prende il pallone salvo, poi De Sì in mezzo rovesciata, la palla ancora buona per Venco. Azione confusa, quasi gol del Palmarola. Dare ancora il pallone al compagno De Paulis, inseguito da due avversari. Arriva anche Ricci sulla sfera, De Paulis si fa vedere, prova a passare qui Ricci, è bravo nel saltarne due, non il terzo, chiude Cuda, la palla è buona ancora per Venco, dalla distanza Venco, la palla che viene però un po' troppo acciaccata, Tonato si fa aiutare da Robotti, da lontano Robotti, potrebbe entrare in area, lo fa il numero 20, la giocata ancora di Robotti, vediamo se calcia di mancino, alla fine no, il tocco, arrivato con un attimo di ritardo qui per Tambara. Con il Palmarola poi riconquista subito il pallone. Ora riceve il pallone, prova a cambiare fascia, però non riesce perché è posizionato bene qui Ricci a fare addirittura il terzo centrale di difesa. Ora De Sì. Lancio ancora una volta per Tambara. Questa volta è partito bene il numero 15, però troppo distante per calciare. Salta di netto qui Troncarelli. Tambara dalla parte opposta, scavalcando anche la Brola. Arriva però Venco sul pallone. Prova a girarsi nello stretto, scusate, era Salsarulo. Ha tentato la giocata, bellissima, ma non è riuscita a trovare il pallolante. Palla che viene rimpallata ancora dal centrocampo, poi libera il Palmarola. In due a saltare, un rimpallo favorisce Tambara che può andare solo a tu per tu con salvo. Ultima occasione della partita! E c'è il gol del Palmarola! Va a toglierti anche la maglia e risultare qui sotto la tribuna. Tambara! Che non ha tempo per andare perché arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince il Palmarola con la rete proprio nel finale da parte del Bomber con la maglia numero 15. Allunga quindi in classifica la formazione di Mister Segoni.